Onorevole Mazzoli, la Camera ha approvato oggi la legge sui piccoli comuni. E cominciamo dall'approvazione perché è stata un'approvazione unanime e questo diciamo non capita tutti i giorni alla Camera dei Deputati. Una bella soddisfazione, giusto? Decisamente una bella soddisfazione che viene a fronte di un lavoro che almeno in questa legislatura è durato 3 anni, perché è dall'inizio della legislatura che si è aperta la discussione su questa legge. E il voto all'unanimità significa che in questi 3 anni c'è stato uno sforzo di tutte le forze politiche, dei diversi partiti e dei gruppi parlamentari per arrivare ad un pronunciamento che potesse rendere un segnale vero e forte nei confronti di questa parte dell'Italia costituita da oltre 5.600 piccoli comuni. Ecco, lei nel suo intervento oggi ha detto finalmente viene riconosciuto l'interesse nazionale per chi vive in questi comuni che sono tantissimi e hanno un ruolo fondamentale nel sistema paese e con questa legge, con gli strumenti previsti da questa legge lo avranno sempre di più. Sì, questo è uno dei passaggi più significativi della legge, perché non è soltanto un rimettere al centro dell'attenzione politica la realtà dei piccoli comuni. Lo sforzo vero che si cerca di fare è di ricostruire le condizioni minime essenziali perché le piccole realtà possano riprendere ad essere una parte dello sviluppo del paese. È un tentativo di accorciare le distanze fra i diversi territori del paese, ricostruendo opportunità di crescita, di sviluppo e anche di occupazione. Da questo punto di vista è chiaro che viene incentivato e viene valorizzato diciamo l'insediamento abitativo e imprenditoriale all'interno dei piccoli comuni, perché questo è un punto essenziale, cioè noi abbiamo bisogno o di far restare le persone nelle piccole realtà o anche di favorire diciamo l'arrivo di attività imprenditoriali e di cittadini che per ragioni diverse possono scegliere di risiedere in uno dei tanti piccoli comuni italiani. Questo adesso passa al Senato e cosa vi aspettate dal prossimo passaggio? Noi diciamo ci aspettiamo che a fronte di un consenso unanime della Camera ci sia da parte del Senato lo stesso atteggiamento e anche la determinazione nel portare avanti nel più breve tempo possibile l'iter di questa legge. Purtroppo i precedenti non sono del tutto positivi, perché questa legge è in realtà la quarta legislatura che viene presentata e votata solo dalla Camera. Quindi noi siamo fiduciosi, ma nello stesso tempo sollecitiamo il Senato a raccogliere la spinta che viene dalla Camera dei Deputati e portare a compimento l'iter legislativo.